questa stagione seguiremo la seconda metà della vita di Lorenzo il Magnifico. Lorenzo si porta dentro un senso di rabbia ed è deciso a ricostruire il mondo come lui crede che debba essere. Sa che Clarice non può farne parte perché è una donna umile, la rabbia non le appartiene. Clarice sente che Lorenzo non si è solo allontanato da Dio, ma anche da lei. Nel corso di questa stagione vedremo sua moglie diventare la matriarca della famiglia che deve subentrare nel ruolo di Lucrezia. Quindi stiamo derubando la città. La banca supporta Firenze e Firenze supporta la banca. In questa serie vedremo Lucrezia aiutare Lorenzo a finanziare i suoi sogni, nonostante la banca non sia in grado di permetterseli. Lucrezia tramanda questo segreto a Clarice. Lucrezia, mia madre, era un personaggio davvero sorprendente per quell'epoca. Sicuramente in questa serie conta molto il femminile, la complessità di queste donne che vivevano dietro questi uomini importanti. Spesso il ruolo delle donne nella storia non è stato pienamente documentato. Quindi dobbiamo talvolta colmare queste lacune e immaginare i ruoli che ricoprivano. Lucrezia Donati è un personaggio incredibilmente interessante. Conosce Lorenzo da quando era giovane e l'ha amato fin dall'inizio. Il suo amore per lui resta, rimane, ma diventa più protettivo. Quindi è molto combattuta tra l'uomo che aveva amato tanti anni prima e l'uomo che Lorenzo è diventato. Nel corso di questa stagione Lorenzo scoprirà di aver bisogno di aiuto e lo riceverà in modo del tutto inaspettato nella persona di sua sorella Bianca. Arriverà il momento in cui Lorenzo avrà ancora bisogno di Bianca, di sua sorella. Lorenzo è come gli uomini, secondo me, in generale. Senza le donne... C'è un episodio in cui Lorenzo parte per Napoli per cercare di salvare Firenze dall'invasione dell'esercito napoletano. Là incontra una donna bellissima, Ippolita, che è la moglie del figlio del re Ferrante. Quindi è nata e cresciuta in un ambiente diplomatico. Mi sono subito rispecchiata in questo ruolo quando l'ho letto, perché è una donna forte. C'è un altro personaggio femminile affascinante in questa stagione, Caterina Sforza Riario. Sono Rose Williams e interpreto Caterina Sforza Riario. Caterina viene data in moglie in giovane età a un uomo malvagio. È il nipote di Papa Sisto. Lo zio di Caterina, Ludovico il Moro, vive a Milano. Quindi Caterina gode di un certo potere. Madonna dei Medici, vi prego, portate a vostro marito i miei saluti.